spiegato, lo sapevi che quello che noi leggiamo come nord della bussola in realtà sarebbe il sud? Cosa dice? Cosa? Cosa sta dicendo questa matta? Allora, sicuramente saprai come funzionano i magneti. I poli opposti si attraggono mentre i poli, diciamo, uguali si respingono. Quindi il nord magnetico della Terra attrae il polo sud, cioè il polo negativo della bussola. Quindi in realtà quello che noi leggiamo come nord della bussola sarebbe il polo sud della bussola. Però onde evitare di fare confusione, è bastato semplicemente invertire le scritte sulla rosa graduata, così che tu leggi nord e sei sicuro che stai andando a nord. Però c'è un'altra cosa che invece purtroppo non è stato così semplice, diciamo, semplificare, ma ci sono altri calcoli che sono quelli della variazione magnetica, perché devi sapere che a bordo abbiamo tre nord, abbiamo il nord vero, il nord magnetico e il nord bussola, che in sostanza che cosa vuol dire? Che se non fai questi calcoli, anziché arrivare ad A, potresti arrivare a B. E in navigazioni corte questo ti dice, diciamo, ti influisce poco, ma se invece fai navigazioni lunghe, magari anche dove c'è un forte magnetismo terrestre, potresti veramente trovarti a B anziché ad A. Quindi naturalmente qua in questo video breve non riesco a spiegarti tutto, ma se vuoi capire come funzionano questi calcoli, come funziona il magnetismo terrestre, come funziona il magnetismo della bussola, vieni a visitare il nostro video corso di patente nautica su www.25nodi.com. Ti aspetto a bordo. Ciao!